Bentornati su Outlast 2, siamo qui in relax. Ma io perché mi ritrovo qui? Non mi dovrei trovare qui, aspetta, io ero entrato là dentro, avevo fatto tutta una serie di cose. Aspettate. No, non è giusto, avevo fatto tutte le cose. Avevo fatto salva ed esci. Mannaggia la puttana. No, e dai. Raga, ma io che vi devo dire? Cioè, ma veramente il salvataggio funziona così di merda? Vabbè, ce la lasciamo sta parte. Non sarà la cosa più atmosferica del mondo, ragazzi, ma insomma, Però aspetta. Praticamente mi ha automaticamente preso il coso. Allora, questa cosa qui, la chiave, io me l'ho presa. Secondo me potrebbe aprire l'altra porta dall'altro lato. Potrebbe. No, sempre bloccata. Non apre neanche questa. Ammazza, è molto lineare il gioco, eh. Cioè, nel senso, devi andare dritto. Scusatemi ragazzi, adesso ci immergiamo di nuovo, eh. Adesso ci facciamo tutta un'immersione fatta bene. Però non mi andava di rifarmi tutta sta parte. Eccoci qua. Ok. Mi pare che fossimo arrivati tipo qui nello scorso gameplay. Oh no? No, no, ma c'è da rifare tutta una parte qua. Allora, qui? Era qui che ero arrivato? Sì, perché non mi pare di ricordare... Non mi pare di ricordare altro. Va bene, ok. Scusatemi ragazzi, ci ho messo un po'... Dovremmo essere tornati, ma magari mi sbaglio alla grande. Allora, questa è una porta che è bloccata. Guardiamoci bene intorno. Adesso torniamo ad essere il quanto più immersi possibile. Adesso l'abbiamo rushata, adesso torniamo a camminare con calma, scrutare gli intorni. Solito quadretto del Papa Notley. Credo sia lui, eh. Puoi nasconderti entrando in un armadio, ok. Anche sotto il letto in realtà potrei nascondermi. Allora, com'era la faccenda? Devo fare così. E così, esatto. Nothing matters but Lynn. Sì, adesso la troviamo lì, non ti preoccupare. Ah, vado qui perché qui mi fa leggere meglio. Allora, la vagina dell'inferno si stava... Ma questa l'abbiamo letta. Questa l'abbiamo letta, cazzo. Mi sa, raga, che dobbiamo rusharci pure sta parte qua. Ma non mi ricordavo di averla. No, questa parte non me la ricordo, però. Allora, sapete cos'è? È che forse... No, ok, non l'abbiamo già letto. Allora, la vagina dell'inferno si stava per aprire, li minacciava, era prossima a spalancarsi e nell'aria si diffondeva il glorioso inno di Papa e io. Di Papa e io. Cazzo. E lo stridore delle lame delle levatrici risuonava nella notte. Margini. Satana, sebbene confinato nell'inferno, penetrò nel cuore di Baal. E Satana, Shaitan, Baal, il nemico, spaventoso anche nella sua prigione, si aprì un varco ed entrò nel cuore del discepolo più amato.
e fedele di Sullivan, che si chiamava Val e occultava la sua natura di ostinato e pagano nel cuore. La mente di Val discese tra i dannati e gli odiati da Dio ed Ezechiele, si unì con il nemico e beve e si coprì con il caldo e osceno seme dell'agnello dagli occhi di ragno. Val tradì Temple Gate e Dio e persino Sullivan Knot, che guidava i prescelti sul cammino della salvezza. E Dio disse che Val e tutti gli eretici avrebbero subito 1.000 torture, 7 volte 7, e va bene, ok. Certe cose mi sembrava di averle già lette, altre no. Ti vedo, merda. E mo ti sento pure. Che cazzo stai a fare? Non c'è niente da origliare, in realtà. E lei sta scappando. Moglie? Ok, l'abbiamo ritrovata. Pensavo ci sarebbe voluto molto di più a trovarla in questo casino, invece. Non posso girarmi indietro? Non posso. Possiamo muovere solo la visuale. Succede? Che hanno fatto sta poveretta? Perché devo usare la macchina da presa? No! Porta il diavolo in grembo, come il suo compagno che ha sparso il seme in quel ripugnante ricettacolo. Ma io sento la voce di questo molto vicina, cioè ho le casse in testa. Che cazzo succede? Ok, sono due congreghe. No, 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 no,
Ah, però. Yes, my love. Oh. We have nothing. I think I'll see you again. Ma quindi, in qualche modo, Papa Salcazzi e questi qui si stanno contendendo la moglie? Eh sì. Something else. Sono due fazioni. Allora, la linearità del gioco non so se mi faccia impazzire, però la parte di me che si perde spesso e che non trova mai dove andare ringrazia. Ve lo dico, cioè mi sento da un lato dico ok, è molto molto driven, dall'altro dico buono così, perché sennò mi perderei di continuo. Allora, ascoltiamo. Ok, là c'è qualcuno. Ok. Ok, potrei aprire qui e uscire da qui. Allora, questo tizio sta guardando questa zona. Ma così ci si infila sotto il letto. Se volessi tipo spegnere la luce. No, dovevo uscire. Oh cazzo, oh cazzo. Allora, non so se sono nascosto qui dove sono, ma credo di no. Secondo me mi vede. Ok, sono passato proprio a fianco a sto stronzo.
Sì. Madonna, qua non si vede niente. No, dovevo uscire. Vediamo. Camminiamo qui sul pontile. Piano piano. Ti pareva. Cadaveri e cadaverini tutti in giro. Ok. Non mi darebbe fastidio trovare qualcosa. Un paio di risorse. Niente, eh. Mortacci. Allora, qui forse c'è un'entrata, no. Ok, qui c'è pure luce. Magari c'è qualcosa di utile. Invece c'è sua madre proprio. Flashback. Ok, lui c'ha... c'ha le visioni. Il bello è che nonostante io stia sognando, c'è penuria di pile. Jessica. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. Torna sta Jessica. I'm so sorry, Jessica. I remember this. Come fai a ricordarti sta cosa? Soprattutto che senso Jessica. Ha sta cosa? And Lynn. La moglie. Ok, quindi lui andava a scuola con Jessica e Lynn. Ma perché questa cosa, che sembra essere una vicenda molto personale, si intreccia con questi psicopatici fanatici? Non capisco. Capiremo molto presto, forse, o non capiremo mai, chi lo sa. La linearità sapevamo ci fosse. E quello chi cazzo è? Vabbè, possiamo solo andare avanti. È una visione, quindi non credo che stiamo rischiando qualcosa. Lui sta sempre là, però. Sta stanza serviva unicamente per prendere quella roba. M'ha preso? Non vedo un cazzo.
Ma non so se... non so se sia io il problema. Però quando mi piglia scompare tutto. Cioè nel senso è già la seconda volta che succede questo. Cioè lui mi è addosso, dopodiché semplicemente smette di succedere quello che stava succedendo. Exit. Questa non si può aprire. Vediamo. Pensavo di trovare anche qui una batteria, però troppa grazia sarebbe. Una batteria a ogni angolo, anche no. Questa è chiusa, immagino anche questa. E dobbiamo solo... Raga, non si vede un cazzo. Non vedo nulla. Non so se è per... No, è meglio senza. È meglio senza. Un cancello, ok, ok. Credo che sia qui che dobbiamo andare. Non è che ci salviamo perché è una visione, però almeno... Ah no? Eccoci. Madonna, raga, che game design, cazzo. Ok, è su binari, ma ci sono certe finezze. You're him, ain't you? The outsider. No, thought they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? I mean, why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat, but my wife got scalded. Had to get cast out. Didn't complain with nah. Himself in my enemy. Ah, sì? And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby he put in her, was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Porca troia. Insomma, questo è fissato con l'anticristo. Vede anticristi a tutti gli angoli. E il bello che le ingravida lei, eh. Cioè lui le ingravida e poi dice pure che è l'anticristo. Non si prende neanche mezza responsabilità di questa progenie anticristica lui. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Azzo. E mo ti arriva la notizia più brutta. It's why we came here. Is she all right? Please, mister, just tell me she's okay. She's fine. Ma dai, che stronzo! Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Come on, get you inside. Dai, ma che pallista che sei! Dovresti di... Ah! Scusa, posso chiudere sta porta? Mi mette l'ansia stare con le porte aperte in questo posto. Ah, vedi, mi nasconde in cantina. Sempre che non stia facendo il triplo gioco carpiato. Right.
You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Non lo so. Non lo so. Forse ci ha messi alla prova. Perché ci ha costretto a raccontargli una palla. Questo è poco ma sicuro. Nel senso che ci ha messo un po' alle strette. È l'unica persona che ci può aiutare. Apparentemente. Dove sono? Angola Satana, sono finito qua. Outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Not questions even now, other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic. Ma questi perché sono deformi? Perché sono così brutti? Era davvero un buono, cioè buono, ravveduto. Osserviamo un po' meglio sti tizi. Oh, per ridursi così devono aver assunto qualcosa, cioè. Moglie lo dice, eh? You didn't give me up to her. Not even though she. Thank you. Un bravo uomo. Un bravo uomo stupido come la merda, visto che si è fatto portare via tutto da sti coglioni. Comunque deve essere tremendo finire in una setta. Immagino che non possano finirci tutti in una situazione del genere. Devi avere qualcosa che non va. E devi avere un qualche tipo di gratitudine verso la setta. Cioè tipo che te stai proprio nella merda, ti riprendono da situazioni orribili. E quindi tu ti ci affezioni. Penso sia l'unica cosa plausibile, cioè finire in un contesto del genere quando la tua vita fila liscia mi sembra molto difficile. Devi dire a papa che Anna lì era malata e che è vero che è andata a vivere con la madre e gli altri sifilitici. Ok, le sue sofferenze erano atroci e le sue piaghe troppo dolorose per essere esaminate. Così l'ho mandata via perché non avevo altra scelta. Devi sapere che non l'avrei mai fatto se ci fosse stata un'alternativa, perché amavo quella ragazza più della mia vita o di qualsiasi altra cosa. Non so perché Papa Not pensi che stia mentendo, ma devi convincerlo che è la verità. Dio ti ama. Tuo cugino, Ethan. Ok. Questa era la bugia di Ethan.
Qui è tutto bloccato. Qui è tutto bloccato. Mi sa che l'unica cosa che possiamo fare è andare di qua. C'era pure la luce che dondolava, però insomma, mi sono comunque fatto un giretto. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Allora, io non ho ancora capito bene. There's no picture. Quando cazzo l'abbiamo fatta sta cosa? Ma che cazzo è? L'ultimo messaggio di Jessica. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Questa è la cosa che ho filmato nel sogno. Però non capisco cosa dice. C'è una voce, ma è indistinta. Non so. Quindi noi durante le visioni prendiamo delle immagini, però poi all'atto pratico non appare nulla sulla camera. Se dovessimo muoverci verso questi lampioni che ballano. Magari c'è qualcosina da queste parti che... No, nulla di particolare. Semplicemente ci fanno vedere che il cancello che prima era bloccato avrebbe portato da questo lato, però noi dobbiamo andare di là. Qui mi potrei nascondere. Molto bella la musica, eh? Mette un'ansia notevole. Ok, e... qui siamo arrivati al capolinea. Quindi immagino che... No? Dobbiamo muoverci in acqua allora. Sempre se non mi fanno cacare sotto adesso. Devo dire una cosa, i jumpscare in questo gioco sono forse meno rispetto all'altro Outlast. Però sono un pochettino meno efficaci. Cioè in Outlast, porca vacca, c'era uno studio dei tempi che era qualcosa di fenomenale. Vabbè, questa sta a fare la messa cantata. Allora, il problema è che questa donna... Ok. Che aveva un'ottima visuale su questa zona. Se io devo muovermi verso questa luce, mi avrebbe sicuramente visto dando l'allarme. Nemico. Ma scusami, ma perché ovunque c'è già... Ah, perché sono gli... Ah, ok.
Quindi tecnicamente io film adesso sto unendo i puntini, queste fiamme sono troppo grosse. Ora sto unendo i puntini, praticamente tutti i morti che abbiamo trovato in giro non sono altro che gli eretici. Ah, cazzo. Gli hanno pure piantato in testa delle corna finte. Vai a fare in culo. Gente impiccata. Ok, ok. Gli uomini di fede si stanno impegnando qua per sbarazzarsi della concorrenza. Non puoi portare altre bende. In effetti, da qui la donna stava pregando prima, quindi sto facendo il giro. Della donna non c'è traccia, la cosa mi fa pure piacere. Osservai e vidi un cerchio dipanarsi dalla notte. Un fuoco ripiegato su se stesso che ardeva da tutte le direzioni verso il centro e assorbiva la luce delle pareti della mia stanza, lasciandomi sospeso in un vuoto rifulgente di arcobaleni come olio su uno specchio nero. E nonostante il dolore osservavo, ed ecco, dal centro del turbinio di fuoco apparve una creatura simile all'uomo, come un cerchio a una sfera. Ok, quindi era una versione piatta di un uomo. Come il cerchio di una sfera è una porzione, così l'uomo è una porzione di tale creatura. E questo era l'aspetto loro. Ok, ho capito. Quindi era più complesso di un uomo. E questo era l'aspetto loro. Avevano l'aspetto dell'agonia di Gesù Cristo sulla croce, nel petto e nel sesso l'aspetto di un uomo. E avevano innumerevoli volti, uniti l'uno all'altro, e mille occhi, ed erano tutto bocca, con ali, fauci, inseparabili anche alla vista. E tanto gli occhi come le fauci servivano a un consumo più perfetto. Tali erano i loro volti, un istante dopo erano le ossa dei quattro cavalli dell'Apocalisse e anche quelle dei cavalieri. E nell'istante successivo i loro volti erano gli organi sessuali degli angeli, e nell'istante successivo un rogo di fiamme con voci che intonavano canti di una bellezza tale da far impazzire, e nell'istante successivo un riflesso in uno specchio rotto, perché i loro volti erano tutte queste cose contemporaneamente, le loro ali si univano l'una all'altra e ad ogni battito si intrecciavano per arrestare il tempo, e io non riuscivo a respirare. Ok, molto bello molto bella sta descrizione. In effetti tutte le volte che qualcuno tenta di descrivere una visione mistica così, diciamo che la soluzione più adottata è quella di vedere tutto in un attimo solo, cioè quella di avere la percezione, la multipercezione delle cose. Mi ricordo che anche Benigni, quando andò in Rai a leggere la Divina Commedia, e quando Dante parla proprio della vista di Dio, e guardando Dio lui vede tutto, Benigni lì fece una descrizione tipo di tre quarti d'ora per spiegare che Dante, con una frasetta molto piccola, mi sa era il tutto si squaderna, una cosa, non lo so, Dante non lo conosco bene. Che cazzo succede qua? E Benigni fece proprio una cosa tutta lunga per far capire che quando vedi tante cose tutte insieme hai avuto proprio la visione. Oh! Ok. Purtroppo qui è chiuso. Ottimo, ottimo, ha salvato. Va bene ragazzi, io direi che... Oh cazzo. Dicevamo, ha salvato, quindi salviamo di nuovo. E noi ci vediamo al prossimo gameplay. Perché qui stava salendo l'attenzione.